Oggi a Ventimiglia una giornata importante. Consegniamo insieme agli amici del FAI, l'Associazione Frontalieri, 100 attestati a chi ha frequentato un corso di francese gratuito per i cittadini ed interamente finanziato con risorse della Regione Liguria. Finalmente i frontalieri possono avere una risposta concreta dalle istituzioni. Per troppi anni, per troppe volte, ai frontalieri è stato promesso dalla politica, annunci che poi spesso non si sono nemmeno lontanamente verificati. Adesso, grazie al lavoro, l'impegno della Regione Liguria, dell'amministrazione comunale di Gaetano Scullino, delle altre amministrazioni comunali delle realtà qui vicino, di Campo Rosso, come di Valle Crosia, del sindaco Biasi e di altre realtà, insieme si sta lavorando per dare delle risposte proprio concrete, quelle che vogliono e quelle che si aspettano i frontalieri. Il corso è finanziato dalla Regione Liguria, 100 persone, più di 100 persone quindi potranno imparare una lingua che è fondamentale per chi lavora in Francia o nel Principato di Monaco. Recentemente abbiamo anche approvato in commissione, e presto andrà all'approvazione definitiva in Consiglio regionale, una legge che riconosce il ruolo dei frontalieri. Finalmente i frontalieri liguri avranno una legge loro e non saranno inseriti in una legge più ampia sull'emigrazione, che a nostro dire non era corretto. E quindi ogni anno la Regione Liguria darà finanziamenti importanti non solo per il corso di francese, ma anche per attività sociali, per avere dei punti di incontro, per avere dei riferimenti dove potranno segnalare problematiche a 360 gradi e avere risposte dalla Regione come dalle amministrazioni comunali. Quindi finalmente, anche grazie alla delega che la Regione Liguria ha istituito sui rapporti con i lavoratori frontalieri, finalmente queste persone, queste migliaia di persone hanno un interlocutore concreto, serio, importante e soprattutto hanno quelle risposte che da troppi anni aspettavano.